voi una cosa, ovvero un esperimento, perché io a breve mi dovrò tagliare i capelli, ovvero tutta la parte blu, quindi più o meno qua, e prima di fare ciò voglio fare una, diciamo, pazzia, se così vogliamo chiamarla. Vorrei provare a farmi attingermi i capelli con questa. Questa è la colorista della L'Oreal. Il colore è Turquoise Air. È tipo una maschera, bisogna metterla su e lasciarla agire fin quando si vuole praticamente il colore forte. Perché se non sbaglio dentro c'è il tempo di posa, se lo vuoi color pastello o se lo vuoi molto più vivido. Quindi noi proveremo questa, speriamo che non esca un colore sospetto su una base così rossa. E adesso mi cambio la maglietta perché mi metto qualcosa che posso sporcare tranquillamente e ci trasferiamo di stanza, così vediamo come va la situazione. Incrociamo le dita e speriamo che non mi esca un colore orrendo. Vabbè che se ne andrà in circa 2 settimane, però nel mentre me lo devo tenere il colore se esce orrendo, quindi speriamo bene. Prima di andare in bagno vi faccio vedere cosa c'è dentro. Non è che ci sia tanto, c'è il colore, un paio di guanti e le istruzioni. Nelle istruzioni, come vedete, ci sono 3 modalità di colorazione, ovvero quella per tutta la testa, l'ombre, e invece solo, diciamo, i colpi di luce, se così vogliamo chiamarli. E praticamente si usa come una tinta, solo che non va mischiata con nessun ossigeno. Infatti qua bisogna metterlo sulla testa e lasciarlo in posa. Questo è un colore diverso, però più o meno. Andiamo! Bene, mi sono cambiata la maglietta con una con la mia maglietta da tinta. Mi sono munita di una mantellina, delle pinze, della carta su cui mettere il tubetto che dopo sarà sporco di tinta. E quindi adesso cominciamo! Prima di tutto mettiamo la mantellina. Ho già tolto tipo gli orecchini perché non si sa mai che magari si spacchino. Li ho tolti. Come sono trendy? Prima di passare alla tinta mi spazzo le capelli per togliere tutti i nodi che ci sono, ce ne sono tanti. Ok, apriamo i guanti. Ce ne sono 2 paia addirittura. Perché ce ne sono 2 paia? Non lo so, ma vabbè. Sembrano quelli che si trovano al supermercato per toccare la frutta e la verdura. Ok. Cominciamo. Innanzitutto, notate che ho anche la ricrescita, quindi vedremo come agisce sui capelli già colorati e anche sui miei capelli naturali, quindi... Ho paura! È molto più blu di quanto mi aspettassi. Piuttosto che turchese.
Ok, ho finito. Adesso lo lascerò in posa per mezz'ora, 40 minuti, o più o meno quello quando mi ricordo di toglierlo. Poi lavo i capelli e ci vediamo dopo, anche se ho già visto che in moltissimi punti ci sono ancora i miei capelli rossi e questo unico tubetto che ho distrutto non è bastato per la lunghezza dei miei capelli, quindi sicuramente per chi ha i capelli lunghi come i miei non basterà un tubo, letteralmente. Quindi ho la faccia blu. Spero se ne vada, perché è inquietante avere la faccia blu. Sono blu, sono turchese, non vedete? Sono super turchese. Purtroppo c'è stato un problema, a quanto pare che il rosso ha deviato il blu in un castano. Allora, dal vivo sono castani, sono praticamente il mio colore naturale, solo che non so dal video in realtà che colore siano, perché in foto sembrano rossi, perché comunque non dappertutto ha preso il blu, perché non è bastato, quindi ho i capelli mezzo marroni, mezzo rossi, con le punte blu e la cute blu, perché ho tipo la cute blu. Fantastico, di turchese non ho niente, se non la cute, come dicevo prima. Quindi no, se avete i capelli rossi, tinti, forse non prende tanto bene. Questo è il risultato. Oltretutto stavo guardando adesso allo specchio, che con questa luce se mi giro in una certa angolazione fa dei riflessi verdino alga molto sospetti. Quindi forse magari la prossima volta, quando se ne andrà questo colore marrone, proverò con uno dei rossi, ce n'è uno rosso fuoco e uno più rosso, quasi magenta, però più sul rosso che più sul, che con più rosso che con più viola, ecco. Quindi magari proverò quello e non interferirà troppo con il mio rosso naturale. Naturale, per me ormai è naturale perché ce l'ho da un sacco di anni, quindi era naturale. Quindi questo è il risultato, l'ho lasciato in posa mezz'ora, 40 minuti, dopodiché l'ho risciacquato con l'acqua, ovviamente, con cosa lo volete risciacquare, comunque l'ho risciacquato con l'acqua, ho fatto due pasticche di shampoo e una di balsamo e questo è il risultato. In alcuni punti non so se si vede, se riesco a farvi vedere, c'è molto rosso dove probabilmente non ha toccato, però se avete i capelli chiari, magari non tinti come me, potrebbe uscirvi un bel turchese, soprattutto se li avete biondi, comunque un colore abbastanza chiaro. E niente, questa è la mia esperienza con questa tinta e spero che questo video vi sia stato utile e noi ci vediamo al prossimo video.